E ben arrivati all'appuntamento con il webinar di inizio settimana organizzato come ogni lunedì da FX Pro. Io sono Alessandro Bonetti, vi do a tutti il benvenuto. Iniziamo subito a vedere quello che è importante e interessante vedere questa sera. Buonasera, buonasera a tutti, vedo che mi state, salutando tutti. Quindi, per prima cosa, volevo rispondere a una domanda che ho ricevuto da diverse persone, cioè: dove è possibile andare a vedere poi, nel caso dovessi andare via prima di finire o di aver finito il webinar o comunque volessi rivedere gli appuntamenti passati, come faccio a trovare i webinar precedenti se volessi vedermi la registrazione? Molto semplicemente, basta che voi andiate nel canale YouTube di FX Pro, quindi andate su, aprite YouTube e cliccate nella pagina dove c'è la voce di ricerca FX Pro, e si apre il canale appunto nostro, il canale di FX Pro, e trovate poi una delle playlist. Ad esempio, l'ho fatto, sono qui, vedete che trovate qui tutti i vari webinar, e tra cui quelli in lingua italiana, che sono questi qua. Vedete, e qui abbiamo Webinar Italia, questi sono i webinar in lingua appunto italiana, che sono quelli a cui fate riferimento. Quindi voi cliccando su questa playlist potete andare poi a trovare tutti quelli che le registrazioni di tutti. I seminari appunto che ci sono. Quindi questa è la prima domanda, la prima cosa di cui volevo parlare oggi, perché è una domanda che mi avete fatto in tanti. La seconda, vi ricordo che ogni mattina voi potete trovare sempre sul nostro sito, sul sito quindi FX Pro, andando nella voce strumenti, analisi di mercato giornaliera, trovate sempre dell'analisi di mercato che vi invito andare a trovare. Buongiorno anche a te Gianfranco, buonasera, più che altro scusami che vedo che sei arrivato. Quindi anche qui, cliccando su analisi di mercato giornaliera, poi trovate ogni giorno delle interessanti analisi sui temi più importanti per la giornata. Quindi abbiamo iniziato così. Le registrazioni le trovate sul canale YouTube nostro di FX Pro, nella playlist i webinar in italiano, e qui invece trovate le nostre analisi la mattina, che vi invito. Buonasera Alessandro, anche a te, buonasera, vedete che state ancora arrivando un po' alla volta. Trovate invece appunto le nostre analisi. Ok, oggi in realtà rispetto al tema della giornata cambio un po', oggi ho deciso un po' di cambiare l'argomento, volevo concentrarmi molto sul dollaro australiano canadese oggi, vado un po' a cambiare argomento. Buonasera, buonasera a tutti, vedo state ancora un po' arrivando un po' alla volta. Vado un pochino a cambiare argomento e lo cambiamo in questa maniera. Invece di concentrarci solo sul dollaro canadese, oggi partiamo da un rapido sguardo alle borse, perché è un argomento che avevamo lasciato indietro dalla settimana scorsa, però questo lo facciamo in maniera un pochino più rapida. E poi ci concentriamo facciamo una parte di Forex, daremo uno sguardo alla situazione sull'euro, alla situazione sullo yen, e poi una parte di commodities, quindi daremo ancora uno sguardo al petrolio, daremo uno sguardo anche al caffè e tutti gli strumenti, insomma, che poi possiamo trovare facilmente nelle piattaforme. Quindi iniziamo con un aggiornamento su quello che è la situazione delle borse, che continua a essere quella, soprattutto chi legge gli articoli nostri, appunto quelli che vi ho appena fatto vedere, una cosa di cui avevamo già parlato un paio di settimane fa, ed è questa situazione che ci continua a essere, per la quale, bene o male, su tutti i principali listini europei continua a essere un pochino più facile che da qui alla fine dell'anno, quindi da qui a poco più di un mese, sostanzialmente il mercato faccia più fatica a andare a registrare nuovi massimi piuttosto che riuscire a più che scusate, mi sono spiegato male, sia più difficile che il mercato riesca a fare nuovi massimi. Quindi questo è un grafico settimanale, vedere il grafico andare a rompere i massimi precedenti fino alla fine dell'anno, piuttosto che invece non riuscire a farlo. Questo per una serie di motivi, tra che si riflettono poi nell'impostazione grafica, nell'impostazione tecnica del mercato. Adesso, per prendere a riferimento le borse europee,
ho qui davanti il grafico dell'Eurostoxx 50, che molto semplicemente possiamo andare a, come dire, a riassumere in quello che è la situazione, l'impostazione grafica, l'impostazione tecnica di questo indice, dove se noi andiamo a confrontare l'andamento del prezzo rispetto a quello che è l'andamento, ad esempio, di un suo oscillatore come l'RSI, possiamo vedere come sia presente una divergenza piuttosto netta tra l'andamento dei due strumenti. Vediamo che se noi andiamo a prendere i due massimi, vedete qui abbiamo un massimo dell'RSI, un massimo del prezzo, un massimo del prezzo, un massimo dell'RSI. Possiamo vedere come sia presente in maniera, direi anche piuttosto chiara, piuttosto netta, una divergenza, nel senso che se io vado a collegare due massimi che ho tracciato, che ho collegato, però li vado a che ho collegato i massimi tra prezzo e oscillatore, prendo a riferimento quelli dell'oscillatore, vado a collegare uno con l'altro, vediamo come sia sostanzialmente una retta inclinata verso il basso, cioè indicante sostanzialmente una fase di massimi calanti sull'oscillatore. Se vado a collegare gli stessi massimi che adesso abbiamo evidenziato su invece il prezzo, vedete come il discorso cambia, perché la retta che vado a creare collegando nei massimi non è più ribassista, quindi non è più inclinata al ribasso, per questo motivo l'ho fatta rossa, ma risulta invece essere inclinata al rialzo. E questa sostanzialmente rappresenta una classica situazione di divergenza tra l'andamento del prezzo e l'andamento invece dell'oscillatore, un oscillatore poi piuttosto utilizzato come può essere l'RSI. Questo è il modo in cui andare a tracciare, identificare, ecco, le divergenze tra prezzo e sull'indicatore o oscillatore che dipende da cosa sta utilizzando in quel momento. Lo si fa in maniera importante, no? Cercare di avere i paletti in tutto, cioè cercare di avere meno soggettività in tutto, quindi identificare una divergenza è importante farlo in maniera oggettiva, cioè non dire mi sembra che il mercato qui stia andando da una parte diversa che l'oscillatore o l'incontrario, è importante farlo in maniera oggettiva. Per farlo in maniera oggettiva, l'unico modo è questo, cioè collegare i massimi di uno con i massimi dell'altro e andare poi a vedere se sostanzialmente tracciando poi, possiamo chiamarla, che è quello che abbiamo fatto qui, no? Con le linee verticali, abbiamo collegato i massimi di uno con i massimi dell'altro, quindi qui potremmo anche andare a numerarli volendo, possiamo dire che qui abbiamo il massimo 1, che è collegabile al massimo 1 dell'oscillatore. Qui invece abbiamo il massimo 2 che è collegabile al massimo 2, quindi qua nascosto qui, che è collegabile al massimo 2 poi qua sull'oscillatore. E in questa maniera vedete che abbiamo in maniera precisa, in maniera pulita, collegato i massimi di uno con i massimi dell'altro. Questa è la prima cosa. Poi per vedere se c'è una fase di facendo così si sì, anche meglio, no? Magari lo dividi in maniera più grande, in maniera come dire, più omogenea rispetto a quello che è la grandezza del prezzo, si vede in maniera più precisa ancora come vi sia una netta divergenza in quella fase, no? E come siano perfettamente collegabili i due massimi. A questo punto, poi si traccia una trend line tra i punti che si sono individuati, nel momento in cui le trend line, che è quello che abbiamo fatto qui, in verde sopra e in rosso sotto, nel momento in cui le trend line si vede che prendono una direzione diversa rispetto una rispetto all'altra, evidentemente ci potrebbe essere qualcosa che non va, ma si possono fare altri esempi volendo, perché se io vado indietro a vedere, prendo questo minimo e quest'altro minimo, qui si può vedere anche qui che c'è qualcosa che non va, perché se io vado ad identificare questo minimo qui, ok, e lo richiamiamo, quindi facciamo lo stesso lavoro che sostanzialmente che abbiamo fatto. Qui c'era un minimo, qui lo chiamiamo minimo 1 di nuovo,
Ok, qui sotto lo richiamiamo minimo 1. Qui andiamo a vedere come sia un esempio invece passato sostanzialmente, cioè non è più un esempio di un grafico che si sta creando, ma è un esempio di un grafico che si è già passato, che è già formato, che però ci dà la possibilità di andare a vedere come tutto ciò poi molto spesso effettivamente si vada a concretizzare in un'inversione di prezzo, no? Perché qui abbiamo quest'altro minimo invece che possiamo chiamare 2 e voilà, qui abbiamo un altro che si chiama appunto 2, anche questo qua sotto, e voilà, 1 e 1, 2, e adesso, magari tolgo un secondo queste per semplificare, per poter collegare in maniera più precisa una con l'altra. Ok, vedete che qua la mia trend line scende. Ok, adesso posso rimetterlo, perché non vedevo bene dove erano i prezzi minimi esatti delle barre perché erano coperti. Qui abbiamo una trend line che scende, allo stesso tempo se vado a collegare questi massimi, invece vedete come la mia trend line in questo caso non sta più scendendo, ma sta salendo, quindi qui questo si chiama, in questo caso, una divergenza rialzista, e vediamo come la divergenza rialzista in questa fase qua, che magari possiamo chiamare, non so, X, nella fase di prezzo X, in questa fase qua ci sia stata una divergenza rialzista che poi effettivamente il mercato lo è andato a girare a rialzo in maniera piuttosto chiara. Adesso invece la nostra fase, chiamiamola Y, sia presente una divergenza ribassista, quindi già vedete che se la divergenza è definibile rialzista o ribassista non si può identificare dalla direzione dell'indicatore, no? L'indicatore va in su, è una divergenza rialzista, l'oscillatore in questo caso, l'oscillatore punta in giù mentre il prezzo punta in su, e la divergenza è nella direzione anche in questo caso dell'oscillatore, quindi nella divergenza rialzista. Vedete come il caso precedente, quindi il caso identificato come caso X, sia un esempio piuttosto chiaro, no? E come sia anche importante andare ad utilizzare un aiuto grafico. In questo caso l'aiuto grafico deriva da cosa? Deriva dal proprio marcare i punti sul grafico, punto 1, punto 2, e poi da lì si riesce a identificare, sostanzialmente ci si aiuta in questo modo a capire come farlo. Un altro abbozzo, poi in realtà non c'era stato, ma vedete come se noi andiamo a vedere anche qui, poi qui non lo segno neanche sul grafico perché alla fine non c'è stato, però vedete che se io vado a vedere anche questo caso qui, se vado, ma sì, ma lo segno in grigio magari, aspetta, lo segno in grigio qui, cambio colore. Lo metto, no, grillo. Ok, questa è una divergenza non proprio riuscitissima, perché vedi che qui il grafico sostanzialmente, qui chiaramente punta fortemente in giù, no? L'indicatore, chiamiamolo nella zona Z in questo caso. Qui il prezzo per un pelo è una divergenza, nel senso che quando il mercato è andato a registrare questo massimo in questa zona qui, l'indicatore, l'oscillatore puntava decisamente al ribasso, però in questo momento ancora la trend line erano tutte e due un pochino puntate al ribasso. Diciamo che se la divergenza X è pienamente una divergenza, estremamente ben definita e in maniera anche piuttosto precisa, la divergenza Y è una divergenza perfetta, ma nel senso che è stata disegnata in perfetta, perfettamente, però è ancora da dimostrare se poi ci sarà anche la reazione sul grafico. La divergenza Z è una semidivergenza, nel senso che in questa fase, il mercato, cioè, scusate, l'oscillatore aveva un'inclinazione molto più pronunciata al ribasso che il prezzo, però alla fine tutte e due erano puntate al ribasso. Quindi questo non è certamente una situazione d'allarme, però non si è riuscito a sviluppare completamente.
Mentre questa, la divergenza che abbiamo chiamato x, invece si è andata a come dire, vedo che state ancora arrivando un po' alla volta, buonasera Gianluca, la divergenza x è invece pienamente ben come dire, definita e disegnata sul grafico. Quindi abituatevi a fare come io vi ho fatto vedere in maniera abbastanza, da un punto di vista rapida, ma dall'altro anche precisa alla fine, come identificare e come marcare sul grafico le divergenze. Ricordatevi una cosa, almeno questo è il mio parere, la mia esperienza, poiché il parere deriva ovviamente dall'esperienza a questo riguardo. L'utilizzo di questo tipo di indicatori, di questo tipo di oscillatori, secondo me ha senso solamente se utilizzato in questa maniera, cioè se utilizzato in termini di appunto divergenze rispetto tra prezzo e andamento dell'oscillatore. In altri modi, secondo me, non è molto se non altro non ha tutta questa importanza che magari può avere come nel caso abbiamo spiegato. Ovviamente, ricordatevi l'ultima cosa e poi andiamo avanti, che anche qui stiamo facendo un'analisi sul grafico weekly, sul grafico settimanale. Ricordatevi una caratteristica molto importante dell'analisi tecnica, che ovviamente se fai un ragionamento di questo tipo, ma come di qualsiasi altro tipo, su un time frame che può essere magari il 5 minuti, certamente non sarà affidabile, non sarà... come dire, non sarà, sì, la parola corretta, probabilmente affidabile, come magari sul giornaliero oppure come sul 4 ore. Diciamo che c'è una curva di affidabilità che tende a salire quanto più va a salire il time frame sul quale tu vai a fare la tua analisi. Quindi ricordatevi che prima di diventare bravi, perché l'obiettivo di tutti è un po' questo, no? Diventare bravi sull'intraday, diventare bravi sul minuto, magari ci attiva sul tick addirittura cose. Prima di diventare bravi su quei time frame là, e questo è un consiglio molto importante secondo me, prima di diventare bravi su quei time frame là, cercate di diventare profittevoli e bravi sui time frame più grandi. Cioè, cerchiamo di fare le cose nell'ordine corretto, no? Se no, altrimenti è come uno che si mette di sci e pensa di poter andare a sciare, imparare a sciare sulle piste nere, ghiacciate, con la nebbia. È ovvio che prima devi partire andare a fare il tuo bello ski lift sulla pista facile e un po' alla volta poi vai a fare cose più difficili. Quindi la stessa cosa è nel trading. Quindi imparate a partire dalle cose un pochino più facili, cioè iniziate a lavorare su dei frame più grandi, che magari però vi annoiano magari un pochino di più, però che sono più affidabili e vi fanno diventare le cose tutte un po' più facili. Non complicatevi la vita cercando di imparare a fare trading sull'intraday, perché è un'operazione indubbiamente ecco, abbastanza rischiosa. E ho due domande. Se vedi H4 del DAX, c'è la divergenza che ci indicava l'inversione. Andiamo subito a verificare questa informazione, vediamo se riesco anche a beccarla. Qua, aspetta, devo fare un po' una bella pulizia adesso, devo fare. Ok. Ecco qui, quindi quello che diceva Euclides sull'H4, posso immaginare che sia il fatto che questa divergenza la si vede molto bene anche qui, perché se io vado ad esempio a identificare questo massimo. Questo massimo, che adesso me lo faccio nero e bello grosso, così lo si vede bene. Ah, sul DAX, tu dicevi, ok, sul DAX, andiamo a vedere sul DAX, perché qui comunque si vede la stessa cosa, vedete anche sull'H4, quindi per come ho capito dicevi questo. Andiamo a vedere sul DAX e andiamo ad inserire, inserisci indicatori, oscillatori, RSI. Lo mettiamo sull'H4, anche qua effettivamente è presente una bella fase di divergenza, perché se noi andiamo secondo gli stessi parametri a fare il ragionamento che abbiamo fatto, vedete come DAX abbia un andamento di questo tipo e invece l'oscillatore abbia un andamento di questo tipo. Quindi la considerazione fatta da Euclides è certamente corretta. Vediamo se
anche qua guardate sul daily come si vede ancora meglio in realtà, guardate sul daily come si vede questa cosa ancora meglio, quindi questo è un po' quello che dicevo, un pochino su tutti gli indici principali europei in questo momento c'è questa fase di strutture grafiche che tendono un pochino a evidenziare più che la probabilità, così rispondo anche alla domanda di Flavio che mi chiede, quindi le probabilità di discesa sull'Eurostoxx 50 ci sarebbero tutte, quello che noi adesso vediamo come indicazione sostanzialmente che possiamo trarre come indicazione su questi indici è che da qui alle prossime settimane comunque le probabilità di ribasso della quotazione tendono a essere un pochino più alte rispetto, scusate, ecco qua, rispetto alle possibilità di rialzo. Adesso, come uno può tramutare questa... dovete vedere questo, nel momento in cui c'è una divergenza sull'oscillatore, come quella che stiamo guardando, abituatevi a guardarla così, cioè abituatevi non a dire... ok, adesso c'è la divergenza, quindi chiudo gli occhi e vendo perché la divergenza ribassista e vendo. No, abituatevi a guardare queste cose perché bisogna sempre riuscire ad arrivare a mettere, prima di fare un'operazione, a mettere insieme tutti i tasselli in maniera che poi l'operazione sia il risultato finale di un quadro completo, quindi il fatto che ci sia una divergenza sul grafico del DAX, come sul grafico dell'Eurostoxx, ad esempio, che noi stavamo commentando prima, ci deve essere interpretata, ma io adesso prendo ovviamente questo caso, ma parlo di questo, ma quello che dico vale in generale quando ci sono le divergenze, deve essere interpretata come dire, come un sintomo che ti dica che su quel determinato mercato, su quel determinato strumento potrebbe esserci qualcosa che non va, insomma, come se tu hai il naso chiuso, inizi ad avere male alle orecchie, quello ti indica che c'è qualcosa nel tuo stato fisico, in questo caso nello stato fisico di un mercato che stai analizzando, che non va. Quindi questo poi tu come lo devi riportare sostanzialmente a livello operativo? Allora, in varie maniere. Prima cosa, per tenerti fuori da situazioni di eventuale pericolo, che questa è e adesso vi spiego cosa vuol dire, che questa è la prima cosa più importante. E seconda cosa, magari cercare anche di sfruttare quell'informazione per trarre anche un profitto, per trarre anche un guadagno. Cosa vogliono dire queste due cose qua? Allora, prima cosa partiamo con quello che è in assoluto più importante, perché nel trading ricordate che una delle regole d'oro ci si concentra tanto sul cercare di guadagnare, sul cercare di essere più profittevoli possibili, ma si dimentica che una delle regole d'oro per arrivare a essere profittevoli è quella di evitare i guai, di evitare le fasi in cui si sarebbe potuto evitare di perdere soldi, evitare completamente tutte le fasi, diciamo, di pericolo. Quindi nel momento in cui tu vedi, ad esempio, prendiamo il DAX, stiamo analizzando il DAX su suggerimento di Euclides, prendiamo il DAX e vediamo che si trova in una fase in cui il DAX sta rompendo nuovi massimi. Andiamo a vedere il grafico di questo indice e ricordatevi, quello che noi adesso stiamo parlando di questo argomento, stiamo analizzando, siamo passati dall'Eurostoxx al DAX, ma prendetelo sia come analisi dell'Eurostoxx e del DAX, ma anche come teoria su questi argomenti in generale, insomma, da applicare un pochino più in generale. Quindi qua si vede il mercato che sta rompendo dei massimi, perché se io chiudo lo zoom di questo, vedete che sta rompendo dei massimi. Ovviamente qui sono anche dei massimi poi potenzialmente interessanti, perché se noi andiamo a vedere questo, no, questo volevo lasciarlo rosso in realtà. Quindi questo volevo lasciarlo rosso e volevo mettere nero questo per non confonderli. Ok, vedete che qui c'è stato un lungo rialzista, un ritracciamento e adesso un nuovo tentativo di allungo. Ovviamente qui c'è stata la rottura di un massimo precedente, perché prima era stato registrato un massimo che possiamo chiamare massimo A,
e adesso il mercato sta andando a registrare un massimo più alto che probabilmente quindi un massimo B che a norma potrebbe essere, secondo la teoria, un massimo più alto. Quindi un massimo B che poi è proiettato al rialzo. Ora, il fatto che qui ci sia stata una rottura di prezzo può essere chiaramente interpretata come qualcosa di interessante, cioè c'è stata una rottura di prezzo, vado a comprare, no? Perché uno dei modi più classici di lavorare è proprio attraverso le rotture, quindi una rottura di prezzo ti indica la possibilità appunto di proiezione del rialzo in questo caso e quindi può essere interessante andare a comprare. Ora, il fatto che qua sotto ci sia una divergenza, è importante, capiamo cosa vuole dire, perché non bisogna né dare troppa importanza alle cose né troppo poca. Cioè, il fatto che qui ci sia una divergenza ribassista non è che, come dicevo prima, ti vuol dire, ti garantisce che il mercato scenderà, perché non è che funziona così, se no sarebbe troppo comodo, troppo facile, troppo bello, ma non è questo il trading. Questo è un campanello d'allarme, come dicevo prima, che è un sintomo di debolezza, c'è un sintomo di debolezza. Se tu hai un po' male all'orecchio, non vuol dire che diventerai sordo, non vuol dire che perderai l'orecchio, magari ti va via dopo 2 giorni, però intanto il male all'orecchio ti è venuto. La stessa cosa qui, questo è un sintomo di potenziale debolezza del mercato. Quindi, in presenza di un sintomo di debolezza, non vuol dire che ti devi andare a ricoverare all'ospedale se hai male all'orecchio, però vale la pena di approfondire quello che hai. Allo stesso modo, qui, in presenza di un sintomo di debolezza sul mercato, è certamente un azzardo più grande del solito andare a comprare una rottura di prezzo come quella che c'è stata in questo caso. Però, ripeto, non vuol dire che qui il mercato per forza debba scendere adesso, che qui necessariamente sia una falsa rottura. Però già già ci si prende un rischio ogni qualvolta si fa un'operazione. Fare un'operazione, in questo caso sarebbe un'operazione rialzista nell'esempio che stiamo facendo, fare un'operazione in una direzione, in questo caso long, in presenza di un segnale short, è un qualcosa che va assolutamente evitato. Quindi, perché questo? Perché comunque, come ho appena detto, entrare al mercato già di per sé è sempre un rischio. Quindi bisogna farlo nel momento in cui tutti gli elementi che noi andiamo a considerare o ci indicano di andare in quella direzione o, se non altro, non ci indicano di andare nella contraria. Qui, in questo caso, il prezzo ci dice una cosa, perché il prezzo ci dice voglio salire, perché ha rotto un massimo, quindi voglio salire. Invece l'oscillatore ci dice un'altra cosa, l'oscillatore ci dice guarda che quella probabilmente sarà una falsa rottura, il mercato tenderà a scendere, perché io sto puntando al ribasso. C'è appunto, come si suol dire, una divergenza tra l'andamento dei due prezzi. Quindi in presenza di questo, ripeto, non vuol dire che il DAX per forza debba scendere, però rende un pochino più probabile, ma leggermente più probabile, che il mercato da qui magari inverta e tende a scendere piuttosto che vada a salire, ma muove le percentuali di un minimo, non è che garantisce nulla. Però certamente, ripeto, bisogna fare le operazioni quando tutto punta in una direzione, non anche quando c'è una piccola cosa che ci dice il contrario. Ok, quindi questa è la maniera in cui filtra, utilizzare queste indicazioni, utilizzare come dire, appunto le divergenze come filtro delle proprie operazioni. Quindi non tanto per dire cosa faccio, compro, vendo, vendo, compro, ma cosa non faccio, come faccio a stare fuori da operazioni potenzialmente pericolose. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, invece, può essere utilizzata come supporto operativo, cioè se qui, ad esempio, adesso poniamo, ci venisse, faccio un esempio, domani ci venisse, molto banalmente parlando, però per farvi, faccio un esempio molto banale, però per rendere idea della cosa, per vedere come funziona. No, non è questo che volevo. Vabbè, la disegno molto semplicemente, la disegno così. Così, poniamo che domani il mercato qui, così faccio una cosa che conoscono tutti, praticamente l'ABC dell'analisi tecnica grafica, domani ci venga una candela ribassista di questo tipo, qui così. Adesso faccio questo, ma potrebbe essere un qualsiasi altro, questo rappresenta, la candela che ho fatto, ci rappresenta un, che ho fatto anche
disegnato magari anche non in maniera precisissima, spero si capisca, questa vuole rappresentare non tanto questa candela, ma vuole rappresentare un qualsiasi segnale complesso o meno complesso ribassista sul mercato. Ok? Quindi questo intendevo dire. Qui ho fatto una candela che si chiama Shooting Star, no? Che quando uno compra un libro di analisi tecnica la prima volta la trova su, e questa vuole rappresentare adesso appunto un'indicazione ribassista. Allora magari ci si trova e qui domani, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane arriva un'indicazione ribassista. Una persona, io, voi, qualsiasi persona, guarda il grafico e dice: ok, cavoli, qui c'è una bella indicazione ribassista che io faccio rappresentare da questa, ma può essere appunto qualsiasi cosa di ribassista, e si trova lì a ragionare, a dire: cavoli, però il trend che precede tutto è bello, è molto strutturato, sembra essere almeno molto ben impostato al rialzo. Cosa faccio adesso? Vendo, vado a mettermi contro il trend principale cioè, mi fido del trend principale che mi dice compra, o mi fido dell'indicazione ribassista che c'è stata? In questo caso, il fatto che la nostra indicazione ribassista, che adesso vado comunque a cancellare, si sia andata a disegnare sul grafico in presenza di una divergenza, di un altro sintomo ribassista, perché ricordatevi, come ho detto prima, una divergenza va interpretata come un sintomo ribassista, allora a quel punto uno fa 1 più 1 uguale 2, io ho l'indicatore che mi mostra sostanzialmente, ricordatevi, gli indicatori oscillatori sono dei derivati del prezzo, quindi ti mostrano sempre dei sintomi, non ti mostra mai il prezzo veramente cosa sta facendo. Quindi ho l'indicatore, l'oscillatore in questo caso, l'RSI, che mi dice c'è una debolezza del prezzo. Ho il prezzo che mi mette, a livello più o meno complicato, insomma, un'altra indicazione ribassista, faccio 1 più 1, dico ok, mi va a confermare la mia indicazione short, e quindi ha assolutamente senso, perché tutto mi punta, come dicevo prima, nella stessa direzione, ha assolutamente senso entrare in questo punto a mercato in direzione ribassista. Quindi quello che bisogna estrapolare da quello che abbiamo visto fino adesso sostanzialmente sono due cose. Uno, che l'indicazione che possiamo trarre dagli oscillatori, in questo caso stiamo parlando delle divergenze, perché io personalmente ritengo che le divergenze siano, se parliamo di analisi degli oscillatori, l'indicazione più forte che si possa trarre da questo tipo di strumento, che sia RSI, che sia Momentum, che sia CCI, che sia un qualsiasi oscillatore o indicatore, però comunque a prescindere da quale sia, quale è, di quale stiamo utilizzando, tendenzialmente la divergenza è un pochino quello più, l'indicazione più forte che si può trarre. Però a prescindere da quale sia, appunto l'oscillatore che stiamo guardando, l'indicatore, l'indicazione che dobbiamo trarre è comunque che non abbiamo mai un'indicazione che vada presa completamente e solamente per buona, ma semplicemente deve essere ridimensionata a quella che è, non bisogna dare troppa importanza alle cose né troppo poca. In questo caso l'indicazione degli oscillatori e degli indicatori, essendo questi dei derivati del prezzo e non essendo questo il prezzo vero, deve essere appunto la prima informazione che abbiamo tratto questa sera, come dire, interpretata solo come un sintomo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è come sfruttare questo sintomo, avere registrato, aver rilevato che siamo in presenza di un sintomo di forza o di debolezza. La maniera in cui farlo, si diceva, è farlo o in termini di filtro, quindi come rimanere fuori dalle fasi di pericolo, dalle fasi di rischio eccessivo, in cui il rischio tende ancora ad aumentare rispetto al normale, ho spiegato come, quindi filtro, oppure conferma, e anche in questo caso ho spiegato come. Però è sempre un sintomo che va abbinato a qualcos'altro. Adesso mi sono accumulato un po' di domande e vado a rispondere, a leggere e a rispondere a queste domande. Eccolo qua, allora la prima è di Gennaro, che mi chiede: un oscillatore oscilla
tra un minimo e un massimo. Ovvio che sul massimo ritracci e crei divergenze. Beh, in realtà non è proprio come dici tu, Gennaro, perché vado avanti a leggere, ma la cosa in sé non significa nulla se non si fa un breakout su livelli statici o dinamici. Ma la cosa, aspetta, ti leggo questa cosa in sé, non significa nulla se non si fa un breakout su livelli statici. Beh, in realtà non è proprio come dici tu, assolutamente, perché ti spiego. Metti che tu sei qui, ok? Non è detto che l'oscillatore da qui, siamo in questo livello qua, cos'è che è qua? 87. Non è detto che per forza l'oscillatore da 87 debba essere sceso a 59. Potrebbe anche essere semplicemente rimasto a 87 e non avrebbe creato nessuna divergenza. Quindi non è esattamente come dici tu, per la prima parte. L'esempio che ti ho fatto te lo dimostra in maniera abbastanza chiara, direi. La seconda cosa riguarda il breakout che dici, invece, sì e no, nel senso che i breakout, come spiegavo prima, possono poi essere interpretati per conferma oppure invece come avvertimento, come filtro da evitare quell'ingresso al mercato o addirittura prenderlo come falso breakout di quel livello statico, dinamico che sia. Ok, poi ho un'altra domanda, dice, io sono entrato short perché ho visto anche debole dollaro yen, ma sono uscito troppo presto. Adesso questo non so cosa ti riferisci riguardo dollaro yen. Ah, perché io ho il segnale dollaro yen short, forse, non so cosa significhi, cosa significa, scusa quello che scrivi. Poi, ok, sei stato molto chiaro, grazie mille Flavio. Marte mi dice, come quando si dice che l'RSI è misto, cosa significa e come si presenta? Ti devo dire la verità, Marte, è misto, non ho mai sentito questo modo di dire, o è il modo di dire che dice qualche analista in particolare, intende qualcosa di personale suo, ma se no non saprei dire cosa vuol dire misto. Ok, poi ho una domanda, perché c'è una divergenza sullo stocastico, su dollaro yen, mi dice Euclides, ok, lui ha trovato una divergenza qui sullo stocastico, ok, chiaro. Questo è molto 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 interessante, infatti anzi, tra l'altro lo stocastico è uno degli strumenti in assoluto anche più usati e secondo me insieme all'RSI per chi fa questo tipo di considerazioni grafiche attraverso gli oscillatori, lo stocastico è indubbiamente uno secondo me insieme all'RSI che di quelli che come dire che dà indicazioni più chiare. Anche il momentum può essere interessante, però lo stocastico e l'RSI sono quelli che io ritengo migliori. Lo setti sempre a 14 periodi, mi chiede di nuovo Gennaro. Qui torno a rivederlo, perché qua Gennaro vede giustamente qua in basso a sinistra che era settato sui 14 periodi, come qui vediamo. Diciamo che i 14 periodi sono indubbiamente il valore più standard, ecco, di questo tipo di oscillatore, e io personalmente lo tengo settato almeno sui valori, scusate, sui time frame, come possono essere il giornaliero o settimanale, sempre sui 14 periodi. Perché questo? Perché comunque, cosa dicevo prima riguardo alle indicazioni di analisi tecnica, no? Che tendenzialmente la stessa indicazione sui 5 minuti non è come una uguale indicazione sul giornaliero, no? Cioè che sui 5 minuti tu avrai una marea di indicazioni, però avranno una frequenza più alta ma una affidabilità più bassa rispetto a un giornaliero. La stessa cosa la puoi ritrovare anche sulle indicazioni che tu trai, cioè sul settaggio, scusate, che tu trai, che tu imposti sugli indicatori, quindi andare a stringere troppo i periodi dell'oscillatore o dell'indicatore avrà movimenti molto più bruschi, quindi molto più segnali, ma saranno anche ovviamente nel grande numero ci sarà anche un
un grande numero di falsi segnali, insomma, invece andare a settare su periodi più lenti avrai un movimento più lento dell'oscillatore, dell'indicatore e che quindi genererà più, un numero, scusate, più basso di segnali e anche ovviamente poi anche di falsi segnali, un numero minore. Il 14, lavorando come io faccio molto su un giornaliero, è un compromesso che poi il periodo standard comunque si rivela essere un buon compromesso, Gennaro, indubbiamente. La correlazione, mi chiede Euclides, del dollaro debole, allora, per la correlazione dollaro debole, borse deboli. Questo ti dico, guarda, le correlazioni, soprattutto tra dollaro e borse, valute e borse, in questo momento, diciamo che è più che in questo momento, è un qualcosa di piuttosto, se non molto variabile nel tempo. Se basti pensare qualche anno fa, quando vi era una correlazione per la quale nel momento in cui l'euro scendeva, le borse crollavano, poi si è andata a girare, poi si è andata a rigirare. La stessa cosa se si pensa alla correlazione tra euro, dollaro e oro. Quante volte nel tempo è cambiata, diciamo che sono abbastanza variabili le correlazioni, quindi bisogna sempre prendere molto con le pinze, se non magari proprio correlazioni che hanno un senso proprio importante, come può essere ad esempio la correlazione tra, come abbiamo parlato la settimana scorsa, tra commodity currencies e una commodities o quando ci sono delle ragioni insomma più forti. E poi Gianfranco mi dice l'indicatore Schaffen che misura i cicli, se è un po' più preciso dell'RSI e cosa, insomma, se penso che sia più preciso no, dell'RSI. Beh, diciamo che ogni indicatore, questa è una caratteristica molto ovviamente importante degli strumenti di analisi tecnica, che bisogna sempre tenere in considerazione degli strumenti quando si parla di strumenti di analisi tecnica, che è difficile dire questo oscillatore, questo indicatore, adesso per semplificare dico questo indicatore di qualsiasi cosa si tratti, funziona meglio di un altro o funziona peggio di un altro. Perché? Perché soprattutto quando si parla di analisi tecnica, magari l'analisi fondamentale non è così. Ma quando si parla di analisi tecnica si entra in un mondo di soggettività molto grande, quindi sia soggettività di interpretazione, ma anche soggettività di quello che è il tuo tipo di operatività. Quindi dire questo oscillatore, questo, per semplificare di nuovo, diciamo questo indicatore è molto affidabile, questo altro indicatore un po' meno, questo un po' meno, e creare una classifica è un qualcosa di molto complicato, perché magari tu dici questo uno l'RSI è il migliore, il momentum è il secondo, lo stocastico è il terzo, però quello ha stilato la sua classifica per il suo tipo di operatività in base al time frame su cui opera, l'orizzonte temporale su cui opera, gli strumenti su cui opera, gli altri indicatori a cui fa, o gli altri modi, gli altri strumenti in generale cui utilizza per supportare la sua analisi. Un altro invece che ha altri riferimenti è vedo un mondo completamente diverso, quindi è tutto un pochino tendente all'abbastanza, ecco, variabile a seconda di quello che è il metodo di lavoro e quello che è l'approccio di ogni persona. E questa è una delle caratteristiche dell'analisi tecnica, diciamo, che la rendono un pochino più traballante, un pochino più debole. Ok, quindi oggi, beh, alla fine figurati Gianfranco, grazie a te. E siamo rimasti a parlare di questo argomento, però è stato penso anche abbastanza interessante approfondirlo, molto. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che, come ho detto prima, potete trovare le registrazioni andando sul nostro canale YouTube di FX Pro e trovate Italian Webinar, una playlist che si chiama Italian Webinar, dove trovate tutte le registrazioni che vengono caricate molto velocemente. Vi ricordo che sul nostro sito FX Pro trovate ogni mattina le analisi, o comunque molto spesso le analisi scritte nella sezione strumenti dove poter leggerle. Ci potete
contattare e vi do appuntamento al webinar di lunedì prossimo. Anche qui vi potete iscrivere attraverso il nostro sito. Se voi andate a parte qua che ci sono io, cliccate su registrami ora, vi potete già registrare agli appuntamenti delle prossime settimane. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e vi do appuntamento appunto a lunedì prossimo. Grazie ancora a tutti da Alessandro Bonetti.